Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati. Quante cose ci sono veramente da imparare, magari analizzare, ripassare un po' insieme in tantissimi stili. Oggi vediamo qualcosa di davvero interessante su una sequenza di accordi piuttosto semplici e una frase che è fondamentalmente una linea melodica, ok? Vediamo un attimino l'esempio che vado a suonare e poi spiego veramente bene nei dettagli come è giusto che tu vada a memorizzare queste parti. Ti ricordo sempre che puoi andare qui sul mio blog, accedere a quest'altro link del sito dove se ti iscrivi con solo 3 euro al mese puoi scaricare tutte le diteggiature che insomma mi metto un po' a trascrivere apposta per i miei studenti anche da lontano e vediamo un attimino che cosa andiamo a fare. Vediamo. Noterai bene che è molto romantico, una bellissima melodia, piuttosto semplice, e questa sequenza di accordi. Ti chiedo soltanto una cosa, di iscriverti se non ti sei ancora iscritto al canale, metti un clic sulla campanella e se puoi metti un mi piace, perché in questo modo aumenti la possibilità un po' a tutti di prendere visione di tutto il materiale che c'è online e di condividerlo con tutti i tuoi amici. Bene, vediamo un attimino nel dettaglio quali sono gli accordi che semplicemente noi dobbiamo andare a suonare. Il primo, fondamentalmente, è come un accordo di La minore 7 suonato in questo modo, ma vada bene che nell'arpeggio io suono solo le triadi, per cui il primo grado, il quinto e la terza che c'è al canto. L'arpeggio che dovrai spostare sarà fatto in questo modo. Ok? Infatti, quando io vado a suonare la melodia, che è la seguente, vedi che ho poi portato l'arpeggio di questa triade. Chiaramente la melodia sarà sempre Re, Do, Si, Do. Ribatto il Do, Si, La, Si. E vedi che la forma della triade non è più minore, ma la terza al canto diventa maggiore. Per cui avremo La minore, Sol maggiore, Fa maggiore, Mi minore, chiaramente, Re minore, Do maggiore. Adesso cambieremo fondamentalmente tonalità, questa non è un cambio di tonalità, ma cambia, diciamo così, la tonalità, le note che andremo a suonare, perché avremo un Si bemolle maggiore, ok? Dopodiché avremo il La minore, ok? Vedi che è come se fosse il tasto 0, perché le note suonate sono le stesse delle forme di prima quando erano minori, ma chiaramente abbiamo la corda a vuoto, ok? Dopodiché avremo il Sol sesta. Questa forma, diciamo che è un maggiore, ma avremo chiaramente, vedi, tonica, terza maggiore al canto e questa è la sesta, il sesto grado si dice relativa alla tonica, dopo il quale noi avremo fondamentalmente, è un'inversione, sappilo, perché è come se fosse questo, vedi, Mi minore, Mi dominante e riporta a chiudere, scusami, al La. Ma in questo caso vedi che abbiamo sesta di Sol, sesta bemolle, ok? Vedi che abbiamo diminuito di un semitono la sesta. Ora però voglio che tu cerchi di memorizzare fondamentalmente la linea melodica insieme a questa sequenza di accordi, perché qui noi vogliamo più che altro mettere in pratica un po' questa melodia grazie a questo susseguirsi di triadi e soprattutto devi cercare di tenere al canto sempre questa melodia. Semplici triadi come le abbiamo già un attimino dimostrate. La sequenza è importante che sia fatta in questo modo, per cui come ti ho detto prima,
ecco l'accordo successivo. Perdonami, eh. Ecco il Mi minore. Il Re minore, no? Al Do maggiore. Al Si bemolle maggiore. Al La minore. Ed ecco i due accordi che porteranno a risolvere al La. Ok? Te lo faccio vedere ancora una volta. Allora, sappi che, come lo vedi, è piuttosto semplice, ma è importante riuscire con la mano destra a saltare, soprattutto vedi come nelle tre che ho suonato, a saltare la tonica, la quinta, la terza, che c'è il canto, e non fermarsi e non commettere errori. Per cui, a un punto di vista tecnico, ricordati sempre che la mano destra è veramente il cuore. Se tu non hai la mano destra che va in sincronia con la mano sinistra, non riuscirai a fare tanti passi in avanti. Per cui io ti consiglio davvero di memorizzare, ripassare, interiorizzare tutto quello che ti ho appena dimostrato. Ci vediamo alla prossima, un abbraccio e buona musica.